potete scoprire da soli qual è la differenza. Non c'è bisogno di toccare il pesce, non c'è bisogno di chiedere se è fresco o meno, lo potete notare molto facilmente dalla lucidità del pesce. Notate la differenza, ve lo faccio vedere ancora una volta. Prima di iniziare il video volevo ricordare a tutti che per essere sempre aggiornati su quelle che sono la pulizia del pesce, la freschezza o le qualità e le specie più pericolose o meno pericolose, basta mettere un click sulla campanella, iscriversi qui sotto e alla fine del video, se vi è piaciuto, potete facilmente mettere un like e commentare tutto ciò che volete. Sarò sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda. Oggi vi farò vedere qual è la differenza tra un pesce fresco ed un pesce, diciamo, con qualche giorno. Uno un po' più fresco, questo, e uno meno fresco, questo. Questi sono due semplici branzini, o comunemente chiamate spigole. Gli ho chiesto appositamente di darmi questo pesce e questo pesce perché li avevo visti che erano differenti, per appunto fare il video e far vedere a quale è la differenza tra uno e l'altro. Vi faccio capire quali sono velocemente le differenze che dovreste notare a primo impatto quando vi recate da un pescivendolo o in qualsiasi altro punto di vendita di pesce. La differenza sostanziale è la lucidità del pesce. Se potete notare, questo qui è più lucido, vedete? Questo qui è un po' meno lucido. Un'altra differenza che fa capire molto velocemente la freschezza di un pesce su un banco è la mancanza di squame. La squama va a cadere nel momento in cui il pesce ha qualche giorno. Se ne viene facilmente. Guardate cosa succede. Ve lo faccio vedere meglio così potete capire. Solo passando il dito le squame vanno via. Classico è l'occhio che ha delle striature un po' più chiare, eccole qui, a differenza di questo che ha l'occhio più vispo e lucido. La differenza che poi sanno tutti è la garza, ma quella bisogna per forza aprire. Questo in considerazione il pesce che ha qualche giorno. Vi faccio vedere, guardate. La garza presenta delle macchie un po' schiarite, non è rossa, non è viva, a differenza di questo che, guardate, la garza è molto più viva, molto più rossa, più sanguinosa. Un'altra differenza è la consistenza del pesce. Questo ha una consistenza al tatto, non potete sentirlo, però al tatto è bella dura, mentre questa vi faccio vedere che già solo sollevandolo il pesce oscilla. E poi non so se si nota, ma il dito penetra nella carne, non nella pancia, che la pancia è sempre più morbida, ma dove appunto c'è la carne. Purtroppo ce ne sono e ce ne saranno tanti di persone che vi possono spacciare un pesce per l'altro. Il mio consiglio è quello di stare sempre molto attenti alla lucidità del pesce e alla consistenza delle squame. Io le metto così, vediamo se si riesce a notare. Ecco, in questo modo riusciamo a vedere meglio. Questo era il pesce dove le squame se ne vanno molto facilmente. Questo invece è il pesce dove le squame restano intatte anche passando il dito. Quindi cercate vivamente di non farvi fregare. Vi spiego che il vostro pescivendolo, specialmente se non è un pescivendolo di fiducia, ma è un comune pescivendolo oppure è o semplicemente un addetto pescheria che si trova nei supermercati, non sarà mai, mai, mai onesto con voi. Farà soltanto veci dell'azienda. Vi dirà soltanto: prendete il pesce che è buono, e in quel momento vi sta fregando. Quindi ricordatevi bene quali sono le sostanziali differenze che potete notare subito. Non c'è bisogno di toccare il pesce, non c'è bisogno di chiedere se è fresco o meno, lo potete notare dalla lucidità del pesce. Notate
La differenza, ve lo faccio vedere ancora una volta. Differenza, lucidità. Differenza di lucidità. Dall'occhio, l'occhio vi garantisce che il pesce può avere qualche giorno, come in questo caso ve lo posso, vi posso dire anche la morte di questo pesce, stiamo parlando di almeno 3-4 giorni dalla morte di questo pesce. Questo qui invece avrà al massimo un giorno di pescata, di raccolta, perché non sono pescati ma sono semplici pesci di allevamento, pagati anche poco. Prezzo da trovare generalmente nelle pescherie o sui banchi è, si aggira tra i 6 e i 10 euro. Qualcuno ve lo può spacciare per mare. Altra differenza molto importante, molto molto importante. Quando vi dicono questo pesce è di mare, è pescato, la cosa che potete notare subito è se i pesci hanno tutti la stessa misura. Se i pesci hanno tutti la stessa misura, scusatemi, ma è impossibile riuscire a pescare con una rete, con una canna da pesca, tutti i pesci, anche 3-4 pesci, della stessa misura. Quindi significa che hanno una categoria. In questo caso va dai 3 ai 400 grammi. Arrivederci a tutti!